pomeriggio amici sportivi, buon pomeriggio da Samuele Anastasio dello stadio Nicola Ceravolo in Catanzaro, Catanzaro Regina, il derby della 21esima giornata di campionato Serie C, Girone C. Si allarga Porcino, parte Fortunato, palla in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa, Nordi. Zanini va a servire Letizia, il pallone però recuperato da Benedetti che va a servire Letizia, entra di rigore, Letizia supera il portiere, Letizia, poi Benedetti, la porta è vuota, si salva la Regina. Solerio, palla in mezzo a cercare Letizia, va a terra, attenzione, calcio di punizione per la Regina, Cucchietti è rimasto a terra. Bianchimano, la conclusione della distanza, ci ha provato Fortunato. Andrà Marin, pallone in mezzo, Sirri va giù, incredibile, Cucchietti è andato a terra, palla tagliata in mezzo a cercare Bianchimano, il colpo di testa, Nordi la fa sua. Porcino, pallone però passa De Francesco in mezzo, Porcino, il cross poi non è finita, il destro di De Francesco, non c'è di Sparacello, Zanini ha un po' di campo, Zanini va sul mancino, il sinistro, la conclusione, Benedetti alla meglio sul rimpallo, entra nel rigore, cross deviato, arriva il colpo di testa di Falcone, il cross in mezzo al pallone che passa, la Ezza. Bianchimano va via su Nicoletti, Bianchimano la mette in mezzo, il pallone arretrato, Nunzio ha rischiato qualcosa, Marino dalla battuta, palla tagliata in mezzo sul primo palo, non è finita, altro contro cross, la rovesciata, la acrobazia, poi Bianchimano, Regina in vantaggio, Bianchimano ha sbloccato il risultato al settimo minuto di gioco del secondo tempo, Bianchimano. Catanzaro che non ha spazzato in area di rigore, e Bianchimano di Spighi, Onesco, il controllo, la palla in mezzo, il destro, incredibile, il Catanzaro vicinissimo al pareggio, sfortunato Falcone che può andare all'uno contro uno, va a sfidare Marino, Falcone in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa, il palo del Catanzaro clamoroso, poi Zanini, non è finita, ancora il Catanzaro, il destro, la parata Anastasi, sbaglia da pochi passi, clamorosamente il gol del pari, allontana il pallone su Maita, Marino, la conclusione di Marino, pallone sul fondo, non passa, lo allontana la Regina, poi in mezzo Kunzi, va giù, porta vuota, il destro, Anastasi, la possibilità del pareggiare, ancora strepitoso l'estremo difensore della Regina, poi il tiro e finisce qui, la Regina torna alla vittoria dopo 8 sconfitte consecutive proprio nel derby contro il Catanzaro, un Catanzaro che probabilmente...